Nel 1999 una roulottopoli ospitava i profughi provenienti dal Kosovo. Così si dava vita ad un centro di accoglienza che nel 2002 si ufficializzava in centro di permanenza temporanea. Successivamente, a seguito della riforma del diritto di asilo di due direttive comunitarie, divenuto centro di accoglienza per richiedenti asilo, il CARA. Quello di Borgo Mezzanone attualmente ne accoglie 1.300, numero in aumento dagli ultimi recenti sbarchi. Infatti, nei prossimi giorni sono attesi l'arrivo di altre 50 persone. Il CARA è un luogo di passaggio in cui vengono accolti i migranti appena giunti in Italia irregolarmente e che intendono richiedere la protezione internazionale. La struttura di Borgo Mezzanone è suddivisa in due zone, la prima composta da due fabbricati da 17 e 18 stanze per 6 posti letto ciascuna, costruiti nel 2002 quando era ancora nominato centro di permanenza temporanea. La seconda zona è composta da 18 moduli abitativi di 20 metri quadri ciascuno. Gli ospiti presenti nel centro hanno garantiti alloggio, pasti, assistenza legale e sanitaria e servizi psicosociali. I migranti possono uscire dalla struttura, ma fare rientro in determinati orari. Nonostante la struttura di Borgo Mezzanone sia controllata, numerosi varchi presenti lungo il perimetro del recinto permettono l'infiltrazione di persone strane al centro. Il tempo consentito per poter rimanere all'interno della struttura è di 6 mesi, che per legge dovrebbe corrispondere al tempo necessario affinché una delle 10 commissioni territoriali competenti diano una risposta alla richiesta di protezione internazionale. Ma i 6 mesi molto spesso risultano insufficienti e così il periodo di permanenza si allunga fino ad un anno e anche più, tempi che gli stessi migranti trovano estremamente lunghi poiché non gli è permesso trovare lavoro regolare e tantomeno potersi allontanare dal luogo. Attualmente al CARA di Borgo Mezzanone sono presenti migranti provenienti dall'Eritrea, Siria, Pakistan, Senegal, Palestina, Gambia, Mali, Afghanistan, Nigeria e Iraq. Alcune di esse sono nazioni in perenne conflitto, un astio che gli stessi cittadini portano con sé e così giunti in altri posti, come in questo caso nei centri di accoglienza, sfociano in rivalità e scontri molto spesso pericolosi che necessitano dell'emergente ausilio delle forze dell'ordine.